24 marzo 2024 è la Domenica delle Palme. Beh, diciamo subito che la Domenica delle Palme, più corretto sarebbe chiamarla così, e non Domenica dell'Ulivo. Infatti l'Evangelista Giovanni specifica che si è trattato di rami di palme. Fa come da cerniera tra la Quaresima, oramai terminata, e l'inizio della Settimana Santa, con il grande triduo pasquale, giovedì, venerdì e sabato santo. Non vorrei sminuire l'importanza dell'entrata di Gesù nella città santa, trionfale per modo di dire, visto che gli stessi evangelisti evidenziano alcuni aspetti di tensione tra i capi giudei e i discepoli di Gesù, con la presenza anche di bambini. Tuttavia, non dimentichiamo che anche questo episodio andrebbe letto in modo simbolico. Gesù si presenta in modo del tutto pacifico, ovvero portatore di pace. Ma la stessa liturgia riserva solo una messa per ricordare l'entrata di Gesù in Gerusalemme. Ha già lo sguardo verso i prossimi avvenimenti che riguarderanno la passione, la morte e la risurrezione di Cristo. Dovremmo perciò chiamare questa domenica delle palme nella passione del Signore, quasi una parentesi di gioia per passare subito al dramma della passione. Il primo brano della messa ci immerge subito in un contesto che descrive a forti tinte la sofferenza del giusto sottoposto ad ogni angheria. L'anonimo profeta, chiamato dagli studiosi il terzo Isaia, che è vissuto e ha esercitato la sua vocazione dopo il ritorno dagli ebrei in patria, parla del servo di Dio, nel bellissimo e drammatico testo del quarto, così viene chiamato, nel quarto carme. Attenzione, è un testo anzitutto profetico, perciò da leggere con gli occhi dello Spirito, nello Spirito che lo ha ispirato. La Bibbia, in ogni sua parola, ha sempre qualcosa di divino in sé. Anche nei fatti più sconcertanti e umanamente provocatori e paradossali, anche istintivamente riprovevoli, il più grave errore è leggere la Bibbia all'esterno, come testo letterario. Anche e soprattutto il quarto carme, una delle pagine più celebri dell'Antico Testamento, va letto con l'aiuto dello Spirito Santo, perché solo così possiamo cogliere qualcosa, dico qualcosa, del suo senso profondo, che è il senso profetico, che va al di là dei periodi storici e degli spazi geografici, ritenendoci anche fortunati perché questi brani, pur difficili, possano essere letti alla luce del Cristo risorto. Mettiamoci nei panni non solo del profeta, che talora neppure lui coglieva il senso pieno di ciò che diceva, e della gente di allora che non sempre capiva, o se capiva, non sempre accettava le parole del profeta, che proprio per questo, quando minacciava castighi di Dio, era perseguitato e emarginato, se non addirittura ucciso. E non dimentichiamo che in ogni epoca, di ieri e di oggi, è sempre difficile per noi esseri umani accettare qualcosa che non rientra nella nostra logica, secondo cui, cioè la nostra logica, il giusto dovrebbe
meritarsi lode e riconoscenza. Se agisco bene, perché dovrei essere punito? E se ciò può succedere, non è certo per opera di Dio, che è il giusto per eccellenza. Non può punire i giusti. Chiaro che i disonesti non sopportano gli onesti e li crocifiggono. Ma come accettare che sia Dio stesso, il giusto, a mettermi alla prova, non punirmi, a mettermi alla prova, facendomi soffrire ingiustamente? È stato il dramma di Giobbe. E solo alla fine ha capito che Dio ha sempre ragione, ovvero ha capito che la giustizia di Dio non è uguale al nostro modo di concepire la giustizia. Dio è sempre l'assurdo, il paradosso, il sorprendente. Dio sa trarre il bene dal male e il male stesso diventa un grembo di vita quando ci annulliamo nelle nostre pretese o nell'ego che ci porta a ragionare all'opposto di come Dio pensa. E l'assurdo, ammettiamolo, è stato quel patire del Figlio di Dio che ha provato ogni dolore fisico e morale, anche del tipo teologico, nel senso di sentire lontano, assente, lo stesso Padre proprio sulla croce. Nel quarto carme, il giusto, chiamato servo di Dio, titolo onorifico, riservato a uomini grandi come Mosè e Davide, è presentato braccato, rifiutato, giudicato e condannato, trattato come un delinquente, un assassino, un bestemmiatore, un nemico della pace. Non è una prova che quest'uomo non può essere giusto e che Dio lo ha abbandonato, misconosciuto? Ma ecco la sorpresa divina, che è umanamente sconvolgente, contro ogni logica umana. Mentre nel nostro immaginario il male, ogni male, deve essere castigato da Dio, in realtà il male produce veleno che scatena distruzioni, violenze, morte per se stesso. Il male, in altre parole, si autodistrugge. Così servo di Dio, il giusto sottoposto ad ogni angheria, proprio nella sua sofferenza fisica, morale e intellettuale, per non dire teologica, abbandono apparente di Dio stesso, sofferenza che è sempre un male, crea in ogni caso l'antidoto al male. Per assurdo, no, più uno soffre ingiustizia, più crea giustizia. In breve, possiamo dire che più si soffre per ingiustizia, più si dà al mondo una speranza inaspettata. Gesù proprio, soffrendo ingiustamente, ha cambiato i destini del mondo ed anche i nostri, ed anche i nostri itinerari. Certo, umanamente, tutto ciò è paradossale, inconcepibile, ma c'è una legge, quella divina, che non segue le nostre logiche, e per questo è incomprensibile, e solo chi ha fede, torna, no? Solo chi ha fede, non usa la ragione solo, no? Poi la ragione non serve a un certo punto, solo chi ha fede, purissima fede, può trasportare le montagne come ha detto Gesù. Domanda. Con tutte le nostre logiche razionali, con tutto il nostro parlare, anche di questi giorni, che è uno straparlare, anche da parte di certi gerarchi ecclesiastici, straparlano sulla guerra, sulla pace. Forse che vediamo una via d'uscita? Leggendo il diario di Etty Hillesum, mi ha particolarmente colpito una frase che almeno tutta
tutta la nostra sofferenza, parlava gli ebrei allora, no? Che erano nei campi di concentramento, e sappiamo quanto fosse abissale, servisse a qualcosa in vista di un futuro migliore. Certo, noi soffriamo, ma con la speranza, no? Che il mondo cambierà. Oggi sappiamo che se siamo ancora qui tra tragedie umane immani, tremende, no? La speranza di Et Ilisum era ancora un sogno. A che cosa è servita tutta la sofferenza di innocenti portati al macello? Sembra di essere qui ancora in un mondo peggiore di allora. E senza pensare a Cristo, no? È servito a qualcosa, la sua morte sulla croce. Siamo ancora qui, concia di male. Per non parlare della stessa morte di Cristo, il giusto per eccellenza, è servito a qualcosa. Per millenni, nei millenni di una storia che ha visto una chiesa istituzionale in balia del maligno, cosa ne ha fatte? E oggi ha il coraggio di parlare di pace, di giustizia. No, giustizia la metti da parte. Pace, pace, questa parola che no, più la dici più smettiamo di parlare di pace. Nel senso, no, fuori posta. E ci stiamo chiedendo quanti giusti ancora dovranno soffrire per salvare almeno un pezzo di questo mondo. Ma un dato è certo. Siamo ancora qui. Siamo ancora qui. Il mondo c'è ancora. No? Diciamo, ma il mondo scompare con tutto questo male, ma ancora il mondo c'è ancora, siamo ancora qui. L'universo non è ancora distrutto, nonostante i catastrofismi, no? Oh, succederà qui. Nonostante le previsioni, no? Apocalittiche, dei cosiddetti visionari o profeti di sventure, la storia continua imperterrita, tra alti e bassi, sotto lo sguardo di un Dio che rimane sempre, dei primi tempi della creazione fino ad oggi lo sconosciuto, il mistero, il misterioso, colui che sa trarre dal male il miglior bene. E che chiede solo una cosa, ci chiede solo una cosa, una fede incrollabile, almeno un pizzico di quella fede purissima che sa spostare le montagne di quell'egoismo, che sbarra la via verso un futuro migliore. Non sono le nostre parole, documenti, questi gerarchi ecclesiastici che parlano, ma forse non credono. Non hanno una fede pura. Le vie diplomatiche, ancora oggi. Pensate, la Chiesa ha sempre cercato le vie diplomatiche, scendendo sempre più in basso. Perché non ha fede? Una fede pura, non ce l'ha. Io non la vedo. E non dimentichiamo che Dio è sempre disposto a salvare questo mondo, anche solo con una decina, e forse anche meno, di giusti, ma giusti, perseguitati e crocifissi dalla imbecillità umana.